Ragazze e ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video! Io mi immagino sempre la ola di persone che dicono sì, ci siamo, invece no, ma non importa, pochi ma buoni. Allora, sono qui con un nuovo video dedicato alla formazione. E circa un mezzetto fa ho pubblicato un video con i 5 consigli utili per passare la prova orale dell'esame da avvocato e molti ragazzi e ragazze ovviamente che hanno visto quel video mi hanno scritto in privato e molti di loro erano appunto interessati ad avere, diciamo, delle specificazioni sulle cose che appunto avevo detto e molti ragazzi appunto mi hanno anche scritto diciamo perché volevano dei consigli sulla prova scritta ed è per questo che appunto sono qui, perché oggi parliamo dei 5 consigli utili per passare la prova scritta dell'esame d'avvocato. Come molti di voi sapranno, appunto, l'esame di abilitazione forense, diciamo, è suddiviso in due parti, una prova scritta e una prova orale. E la prova scritta consiste nella redazione, diciamo, di 3 elaborati e scritti possibilmente in italiano e sono appunto un parere di civile, un parere di penale e un atto giudiziario. E cosa mi sento di dirvi a proposito, diciamo, di 5 consigli utili? Ci sarebbero tante cose da dire in questo argomento, cercherò di essere sintetica. Allora, la prima cosa importantissima per l'esame scritto è: 1. Fatevi un'analisi di coscienza. Lo so, vi aspettavate che io vi dicessi. Allora, perché vi dico questo? Perché è importante essere consapevoli, secondo me, 1. Delle cose che si conoscono e delle cose che non si conoscono. Quindi, il primo, diciamo, step è quello appunto di valutare la vostra preparazione, cioè voi dovete colmare le eventuali lacune che avete, e parlo ovviamente di lacune giuridiche, quindi dovete studiare. Anche chi è ben preparato, perché magari ha fatto una buona pratica e non lo so, ha studiato bene all'università, eccetera, io comunque consiglio sempre un ripasso, perché se voi studiate ovviamente arricchite di contenuto il parere e l'atto, se invece non sapete di cosa state parlando la vedo molto difficile. Quindi la prima cosa sicuramente è farsi un'analisi di coscienza, capire che cosa sapete, capire, diciamo, i punti su cui dovete ancora lavorare. E il secondo consiglio che mi sento di darvi è di non mettere, diciamo, nessun freno a quello che è la scelta, come posso dire, dell'atto giudiziario, perché mentre il parere di civile e il parere di penale sono vincolati, quindi li dovete fare, l'atto giudiziario potete scegliere tra un atto di civile, un atto di penale e un atto di amministrativo. Ora, se amministrativo ovviamente non l'avete studiato o non avete fatto pratica, io a un mese dall'esame non consiglio di certo di studiare ex novo una materia che non avete, diciamo, masticato per un bel periodo di tempo. Però, dato che studiate sia civile che penale per i pareri, io anche ai civilisti puri, che insomma si dichiarano tali, consiglio sempre di valutare anche la possibilità in sede d'esame di fare un atto di penale. Questo perché? Perché l'atto di penale nel 95% dei casi, salvo rarissime eccezioni, è un atto di appello. Quindi voi sapete già qual è l'atto che andrete a fare. Ovviamente cosa comporta questo? Che in questa fase di studio voi vi esercitiate ovviamente a scrivere atti di penale, anche se siete, diciamo, dei civilisti puri. Io, diciamo, l'opzione paracadute dell'atto di penale la tengo sempre viva, perché può capitare in sede d'esame che gli atti abbiano ad oggetto delle questioni giuridiche, appunto, di diritto civile particolarmente complesse, quindi magari anche una persona brava in civile si potrebbe trovare in difficoltà. Quindi, dato che l'obiettivo comunque è riuscire a passare ovviamente la prova scritta, io consiglio sempre di valutare anche l'opzione di penale. Terzo consiglio: come ho detto prima, le prove scritte sono appunto degli elaborati, e quando ho fatto la battuta in lingua italiana l'ho fatta, diciamo, un po' per ridere ma un po' anche sul serio, nel senso che purtroppo io, diciamo, nella mia esperienza di formatrice
Noto che tanti ragazzi hanno proprio difficoltà a mettere per iscritto le cose che sanno. Qui possiamo aprire una parentesi gigantesca sul magari di chi è la colpa è dell'università che non ci ha fatto scrivere niente per 5 anni, forse in parte anche è vero, la colpa è del mio Dominus che non mi ha fatto scrivere. Possiamo, diciamo, aprire scenari di tutti i tipi. Il punto è però che dovete appunto saper mettere per iscritto le cose che appunto sapete. Quindi vi dovete assolutamente esercitare e soprattutto scrivere bene. Scrivere bene intendo utilizzare una calligrafia leggibile. Questo è molto importante perché se il compito è proprio materialmente scritto male, cioè scrivete male, non si capisce quello che state scrivendo, diventa un problema insormontabile perché lì potete scrivere anche una cosa giusta, ma in realtà, ovviamente, come posso dire, il commissario non è in grado di leggere quello che avete scritto, quindi il compito ovviamente viene, diciamo, ritenuto negativo. E quindi è importante curare la calligrafia, è importante curare l'esposizione. In questo senso io vi consiglio di leggere ad alta voce durante la fase di preparazione gli elaborati che scrivete a casa, in modo tale da avere chiaro se magari perdete dei passaggi o li date per scontati, che è un altro errore che molti ragazzi fanno. E questo vi aiuta, diciamo, a capire se avete appunto seguito un ragionamento logico-giuridico, che fila. E consiglio anche magari di far leggere i vostri elaborati a terzi, che sia vostra madre, vostro padre, vostro fratello o magari una persona che si occupa di formazione, ce l'ha sottoscritta, e in modo tale da avere, diciamo, un parere esterno proprio sulla vostra capacità espositiva, perché questo è anche molto importante. Diciamo che il quarto consiglio che appunto mi sento di darvi è, soprattutto per le prove scritte, molto importante saper utilizzare i codici. E perché dico questo? Perché se voi non avete mai aperto un codice commentato e avete sempre fatto a casa pareri e atti, magari trovando la sentenzina su internet, oppure avete solo utilizzato codici semplici, in sede d'esame voi vi trovate a confrontarvi con qualcosa che non avete mai visto. E quindi è molto importante, secondo me, in fase di preparazione, proprio lavorare sui codici commentati. E quindi potete comprarli magari di seconda mano, non super aggiornati, però, insomma, dovete abituarvi a sapere dove trovate le cose, perché molto spesso magari a me è capitato di dare dei pareri su magari il codice del consumo. Il codice del consumo, appunto, essendo diciamo una normativa per così dire speciale, non è spesso contenuta nei codici commentati, quindi non trovate magari proprio gli articoli del codice del consumo tutti commentati, però magari la questione giuridica è semplicemente su un contratto e quindi quella questione che riguarda consumatore professionista, che però concerne un contratto, in realtà voi nella sezione dei contratti del codice commentato di diritto civile trovate le sentenze che vi servono per risolvere il caso. Quindi questo è per, diciamo, un esempio per farvi capire io che cosa intendo. È molto quindi importante sapere utilizzare i codici, sapere dove più o meno potete trovare le cose, in modo tale che in sede d'esame voi siete più veloci a cercare quello che vi serve. Poi magari se volete un video proprio su come utilizzare il codice, scrivetemelo ovviamente nei commenti e io cercherò di provvedere. E il quinto consiglio è capire che cosa dovete fare, cioè voi questo esame, io ho sentito tante volte dire: ah, vabbè, ma perché è così difficile? Tanto è un esame che alla fine non ti dà un lavoro, ma ti dà solo un'abilitazione. Ma ragazzi, voi dovete capire che entrate comunque in un mondo di professionisti, cioè che una volta che prendete il titolo e vi iscrivete ovviamente all'albo, avete tutte diciamo, le carte giuste per poter fare una causa. Quindi si dà per presupposto che voi quantomeno sappiate che lavoro andrete a fare. Quindi io non lo sottovaluterei troppo l'esame di abilitazione, soprattutto oggi che l'esame
non si fonda più tanto sulla, come posso dire, sulla sentenza delle sezioni unite che è in voga e che quindi è oggetto poi del parere di civile, di penale dell'atto, ma degli ultimi esami. Appunto di abilitazione forense hanno ad oggetto delle tracce di ragionamento che voi paradossalmente potete risolvere anche senza andare a guardare la giurisprudenza, cioè la giurisprudenza è un qualcosa più che arricchisce quello che è il vostro elaborato, ma non è, diciamo, il punto centrale. Quindi il mio quinto consiglio, diciamo, per dirla meglio, è che voi dovete immaginarvi avvocati, cioè voi dovete capire esattamente quello che dovete fare. Quindi, prima battuta, difendere il vostro cliente nell'atto e dargli una visione di quella che è la sua posizione giuridica nel parere e nell'atto, nel parere civile, scusate, nel parere di penale. Infatti si parla, diciamo, tendenzialmente di parere proveritato, ovvero voi dovete nei pareri far vedere tutte quelle che sono le soluzioni possibili, anche quelle negative, e concludendo magari per una determinata soluzione che chiaramente dovrebbe essere a favore del vostro cliente, argomentandola però. L'atto ovviamente è un atto difensivo, quindi lì dovete proprio fare gli avvocati, cioè prendere la parte del vostro cliente e difenderlo nel miglior modo possibile. Quindi, prima di tutto, appunto, è capire questo e capire anche però che in tutto ciò non basta soltanto la difesa o nel parere sinteticamente prospettare le tesi, ma occorre anche far vedere che voi avete studiato. Quindi, nei pareri soprattutto, nell'atto forse meno, però anche nell'atto ci potrebbe stare, bisogna comunque inquadrare la questione giuridica e bisogna anche capire qual è l'istituto oggetto ovviamente della questione giuridica, analizzarlo. Quindi fare vedere che voi la norma la conoscete. E poi continuare ovviamente nello scrivere le tesi, le teorie, la giurisprudenza, le conclusioni. E quindi diciamo che bisogna sentirsi avvocati e bisogna anche, come posso dire, avere chiaro appunto quello che bisogna fare. Forse l'ho detto troppe volte in questo video, però è per farvi capire bene il senso. Diciamo che sul punto posso consigliarvi, e questa è un'autopromozione, lo so, però io ho scritto delle cose secondo me abbastanza utili, e vi consiglio questo mio libro che si chiama 10 step per il successo, che è una guida giuridica di sopravvivenza alle prove scritte dell'esame d'avvocato, edito da Editoriale Scientifica. Vi lascio comunque il link nell'info box caso mai voleste acquistarlo. E in questo libro io diciamo che vi spiego più nel dettaglio come si scrive un parere, come si scrive un atto, diciamo come sono più che altro la struttura generale di quello che può essere un parere, però tenete anche sempre presente che non c'è uno schema di parere obbligatorio, cioè voi potete scrivere quello che vi pare, però l'importante è che l'elaborato sia scritto bene, soprattutto in italiano, come continuo a dire da un'ora. E poi do appunto anche dei consigli, diciamo, dal punto di vista anche emotivo-psicologico, perché io appunto sempre per la mia esperienza ho notato anche che molti ragazzi non riescono a superare la prova scritta e anche la prova orale, perché in realtà hanno un problema con loro stessi, cioè una carenza di autostima che li porta anche a non mettersi in gioco, a non aprire la mente, a non ragionare con la propria testa. Sono magari incastrati in schemi, non lo so, psicologici che non gli permettono appunto a queste persone di poter dare il meglio di loro in sede d'esame. E quindi insomma io affronto anche un pochino questo tema nel mio libro. È anche importante, vi aggiungo anche questa cosa, insomma, allenarsi a casa, perché è vero che poi in sede d'esame avete 7 ore, però se voi non siete abituati a stare 7 ore su una sedia con la penna in mano, non è che accade il miracolo in sede d'esame, cioè bisogna arrivare pronti anche a quello che accadrà proprio ovviamente in sede di prove scritte.
E io diciamo che per il momento vi saluto, spero di essermi stata utile. Se volete approfondire, diciamo, determinati argomenti, appunto, che ho esposto in questo video, avete delle domande, scrivete tutto nei commenti e prometto soprattutto alle persone che sono state bocciate alle prove scritte di fare proprio un video ad hoc per loro e quindi consigli utili proprio per chi ha già affrontato l'esame ma è stato bocciato. Perché diciamo che sono simili a quelli che ho detto adesso, cioè i consigli sulle prove scritte valgono anche, diciamo, per i cosiddetti ripetenti, però insomma ho dei consigli più carini per voi e arriverà presto un nuovo video, ve lo prometto. Per il momento vi saluto, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando mettete like a questo video e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e noi ci vediamo presto, ciao!